Il centro diurno di Carbonia riaprirà entro fine mese, lo ha affermato l'assessora comunale ai servizi sociali Loredana La Barbera in risposta alle famiglie dei ragazzi disabili che ieri hanno protestato in comune. Regione lavora a operativo già da febbraio. Il piano straordinario del lavoro messo a punto dalla Giunta potrebbe essere operativo già dal mese prossimo e interesserà potenzialmente 8.000 persone. Teatro, musica e danza cambiano i criteri per i contributi. La Giunta regionale ha modificato i criteri per i contributi agli operatori del mondo dello spettacolo. Soddisfazione dall'assessore regionale alla cultura Giuseppe De Sena. Banco del farmaco, un aiuto per chi non può curarsi, parte a Carbonia l'iniziativa che vedrà coinvolta la cittadinanza e le farmacie della città, rivolta alle fasce più deboli. Domani la presentazione è ufficiale. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del telegiornale. In apertura ancora la situazione del centro diurno di Carbonia frequentato dai ragazzi disabili. Dopo aver raccolto le ragioni dei genitori che ieri hanno protestato in comune contro la chiusura del centro, oggi ne abbiamo parlato con l'assessore competente Loredana La Barbera, che ha rassicurato le famiglie affermando che si tratta solo di una breve chiusura temporanea. Sentiamo. Si tratta solo di una chiusura temporanea, abbiamo semplicemente dovuto fare i conti con quelli che sono i tempi amministrativi e burocratici del caso. Così l'assessore ai servizi sociali del comune di Carbonia ha rassicurato quei genitori dei ragazzi con disabilità che ieri mattina hanno protestato in comune contro la chiusura del centro diurno. No, il centro non chiude, in questo momento è in sospensione, diciamo, perché comunque dobbiamo fare un affidamento diretto e quindi abbiamo bisogno dei tempi tecnici per fare tutti gli atti necessari. Ovviamente, cioè, ieri c'è stata questa protesta in comune, io non ero presente perché ero impegnata in altri impegni istituzionali molto importanti presso l'INPS di Iglesias e quindi insomma mi dispiace perché poi loro hanno dovuto aspettare. Tra l'altro c'era un appuntamento programmato già dalla fine di dicembre con loro per oggi, quindi sono rimasta anche molto dispiaciuta perché avrei voluto invece fare una cosa un pochino diversa. Per oggi erano convocati singolarmente perché avevo piacere di conoscerli, di parlare con loro, perché ho bisogno del loro coinvolgimento anche per i progetti che abbiamo intenzione di portare avanti. Tecnicamente poteva essere evitato questo momento di stallo tra una gestione e l'altra del centro, così da garantire un servizio continuativo alle famiglie? Guardi, il problema è che noi abbiamo lavorato fino alla fine di dicembre con solo due dirigenti, mentre invece, se parliamo della precedente amministrazione, ce n'erano cinque di dirigenti. Quindi due dirigenti che hanno avuto in capo tutti i servizi degli assessorati. Quindi si sono rallentate moltissimo le cose, anche se abbiamo lavorato per tempo, perché ci sono tutti gli atti che dicono che abbiamo cominciato già da settembre-ottobre a vedere il progetto, a vedere come si poteva andare avanti e mettere in atto appunto tutti gli atti necessari. Però c'è stato questo avvicendamento, un pensionamento e oltretutto l'arrivo della nuova dirigente che è stato procrastinato ed è arrivato soltanto il 2 di gennaio. Quindi abbiamo dovuto attendere gli atti, attendere proprio i tempi tecnici necessari perché si possano fare le cose secondo regole, secondo la legge. Ma la chiusura del centro è stata motivo di attacchi non solo da parte delle famiglie ma anche dell'opposizione. L'ex sindaco Giuseppe Casti dalla propria pagina Facebook ha pesantemente commentato: «Sono proprio senza cuore e senza pudore. L'amministrazione comunale decreta nei fatti la fine del centro disabili. Colpiscono ancora una volta i più deboli, mentre assumono due dirigenti. Il primo ha preso servizio a gennaio per un costo totale di 200.000 euro annui». Siamo abituati a queste repliche della precedente amministrazione, in particolare del consigliere Casti, insomma mi dispiace un po', però comunque come ho detto prima abbiamo lavorato fino alla fine di dicembre soltanto con due dirigenti, in più non siamo noi che chiudiamo i servizi, ma anzi sto facendo i salti mortali per riaprire tutti i servizi basilari, come ad esempio il servizio educativo che è stato chiuso dalla precedente amministrazione alla fine di dicembre senza che nessuno abbia mosso un dito, perché i minori non li tutela nessuno, quindi
a questo punto mi dispiace, ma sono proprio in forte replica nei confronti del consigliere Casti, perché in ogni caso noi stiamo facendo il massimo e ci stiamo veramente adoperando anche per queste famiglie, per far sì che abbiano comunque un servizio, un buon servizio, che abbiano comunque tutte le cose necessarie perché si possa far fronte a questo momento di difficoltà. Noi siamo a disposizione, quindi a disposizione delle famiglie, ci dobbiamo rincontrare con loro e quindi io procedo per la mia strada. E sul tema del centro diurno è intervenuto anche Fabrizio Cucchiara, presidente della Consulta Handicap, il quale, a seguito di un confronto con l'amministrazione comunale, sentite le famiglie dei portatori di handicap che frequentano il centro, ha espresso loro vicinanza e solidarietà perché in questo momento, scrive, stanno vivendo un ulteriore disagio nella vita dei propri cari. Confido, prosegue Cucchiara, grazie al dialogo tra le parti interessate nel lavoro dell'amministrazione comunale e degli uffici preposti in una risoluzione del problema in tempi brevi affinché il centro riprenda a funzionare a pieno regime senza ulteriori indugi che aggraverebbero ulteriormente la situazione già difficile di questi nostri cari concittadini. E adesso cambiamo argomento e parliamo ancora del piano straordinario del lavoro messo a punto dalla Regione Lavoras, che potrebbe essere operativo già dal mese di febbraio e potrebbe potenzialmente interessare 8.000 persone. Il piano Lavoras da 127 milioni di euro sarà operativo da metà febbraio. Due i programmi di intervento sui quali saranno allocate gran parte delle risorse: i cantieri, 45 milioni, e i bonus occupazionali, 48 milioni. A questi si aggiungono interventi già operativi sui cantieri per 20 milioni e altri specifici per 13, destinati a disoccupati over 55, situazioni di crisi e welfare aziendale. La proposta sui cantieri in fase di definizione fa sapere la Regione e i settori cui saranno destinati 45 milioni saranno innanzitutto ambiente e dissesto idrogeologico, con progetti per l'incremento del patrimonio boschivo, riduzione delle conseguenze da calamità, sistemazione dei reticoli idrici e viabilità rurale. Poi i beni culturali con progetti per la fruibilità dei beni e dei siti archeologici. In edilizia, i progetti riguarderanno la manutenzione straordinaria di edifici pubblici, anche per l'inclusione sociale, soluzioni abitative per famiglie in difficoltà e per anziani, asili nido, accoglienza temporanea. Quanto ai cantieri innovativi, sono previsti progetti di monitoraggio delle reti idriche per la digitalizzazione dei beni culturali. La procedura prevede l'assegnazione delle risorse ai singoli comuni sulla base del numero di iscritti alle liste di collocamento, criteri richiesti per accedere ai finanziamenti, la residenza e non essere destinatari di altre sovvenzioni pubbliche. La graduatoria sarà determinata in base alla durata della disoccupazione, certificazione ISEE e carico di famiglia. I comuni potranno riservare il 20% dei posti in favore di persone segnalate dai servizi sociali. I bonus occupazionali sono destinati a tutti i settori di intervento. In questo caso sarà l'ASPAL a pubblicare una manifestazione di interesse per le imprese. Il bonus regionale, ancora da definire, è aggiuntivo rispetto a quello nazionale previsto per under 35 nel 2018 e under 30 nel 2019 e successivi. In apertura di questa seconda parte del TG parliamo di un argomento che nelle ultime settimane ha davvero fatto discutere i consumatori, in particolar modo sui social network, ovvero le buste bio per frutta e verdura a pagamento. Vediamo. Una vera e propria rivolta, quella sui social contro le buste bio a pagamento, alla quale però l'associazione Assobioplastiche ha risposto dichiarando che non ci sono speculazioni e danni del consumatore. Ma anche se la cifra per ogni sacchetto oscilla tra 1 e 3 centesimi, non la pensano allo stesso modo i clienti dei supermercati, ai quali abbiamo chiesto se questo potrebbe rappresentare una misura effettivamente efficace per il rispetto dell'ambiente, punto di partenza della misura del governo. Ne sprechiamo troppi, perché per una fesseria, per poco poco, uno deve prendere, non può metterne due in una busta. Magari così ne utilizziamo un po' di meno, siamo incentivati a utilizzarne meno. Pensa, io credo di no. No, i sacchetti di plastica però stavano finendo anche nei nostri mari, sono stati ritrovati nelle
nei pesci. Anziché utilizzare sacchetti di plastica si devono utilizzare sacchetti di carta e così eliminiamo tutti i problemi. È così per le bottiglie e così per tutto. Prima c'erano le bottiglie di vetro, adesso perché le mettono di plastica? Perché conviene a qualcuno o sbaglio? Il costo di un centesimo potrebbe incidere in qualche modo sulla spesa? No, tanto noi sprechiamo tanto di soldi, perciò un centimetro in più o meno è lo stesso, secondo me. Però fanno come vogliono loro, mi pare che la paghiamo abbastanza, anche frutta, verdure, eccetera. Insomma, comunque fanno come vogliono loro, è inutile che noi protestiamo, siamo contrari o meno, fanno come vogliono loro, basta. Insomma, fuori piove, governo ladro. Restano da capire tuttavia diversi punti. La legge riprende una direttiva europea del 2015 che introduceva nuove misure sull'uso dei sacchetti leggeri. Nel gennaio 2017 l'Unione Europea aveva anche avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento delle nuove regole. Le buste di plastica, si sa, sono tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari e una minaccia per gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo. Ma allora non sarebbe forse da rivedere l'intero packaging dei prodotti che acquistiamo? L'altro punto è di natura economica. Perché dobbiamo pagare i sacchetti bio? In realtà probabilmente li abbiamo sempre pagati i sacchetti della frutta e verdura anche quando erano di plastica e quando non lo trovavamo scritto su nessun cartello né i giornali ne davano notizia. Eppure, secondo una stima, in realtà le buste bio a pagamento andrebbero a gravare sul bilancio di ogni famiglia italiana dai 4 ai 12 euro all'anno. Un'inezia se paragonati ai rincari su luce e gas, la cui somma sarà di circa 59 euro, ma sui quali tuttavia non si è scatenata alcuna rivolta né sui social né tantomeno nelle piazze. Ma tant'è. Eppure sarebbe stato interessante vedere altrettanta passione e fermento quando la professoressa Elsa Fornero decise di mettere mano alle nostre pensioni. La Giunta regionale ha finalmente modificato i criteri per i contributi agli operatori del mondo dello spettacolo. Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla cultura Giuseppe De Sena, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Assessore De Sena, finalmente la Giunta regionale ha modificato i criteri per dare i contributi alle associazioni, insomma agli operatori del mondo dello spettacolo. Questo era un cambiamento atteso da tanto tempo. Sì, era un cambiamento atteso da molto tempo, esattamente dal 2013, perché quello è l'anno in cui venne alla luce la cosiddetta delibera Milia, che decideva come ripartire le risorse tra il mondo dello spettacolo. Quella delibera da allora non è mai stata modificata, nonostante ogni anno puntualmente al momento dell'avviso della regione per la ripartizione delle risorse fosse molto criticata, e adesso siamo riusciti nel 2018 a modificare la delibera che io ho presentato martedì scorso. Brevemente, Assessore, in che cosa consistono questi cambiamenti? Perché appunto è stato modificato il precedente articolo? Allora, l'elemento di modifica più importante è il metodo usato, perché non era mai stato usato, ossia la partecipazione di tutte le rappresentanze a un tavolo insieme all'assessore, dove l'assessore avvia delle proposte e su quella si ragiona. Questo percorso su due tappe ha permesso di trovare un punto di equilibrio avanzato, condiviso da tutte le rappresentanze del mondo dello spettacolo. I punti salienti che caratterizzano la nuova delibera sono diversi. Diciamo che uno dei più importanti è che l'abbassamento da 5 a 3 anni del requisito di accesso relativo allo svolgimento nell'ambito di uno o più settori degli spettacoli dal vivo, insomma, quindi passiamo da 5 a 3 anni, questo in linea anche con la normativa nazionale. L'inserimento delle premialità per il mondo dello spettacolo, per gli organismi del mondo dello spettacolo che si riuniscono, quindi fanno delle ATI o delle ATS. Stiamo incentivando, diciamo così, una crescita qualitativa, come la stiamo incentivando, aumentando la possibilità di accedere al contributo. Anche questo è un elemento molto importante. Abbiamo costruito con loro la distinzione tra le assegne e festival, quindi abbiamo ordinato
anche questo punto che creava diverse difficoltà. Quindi diciamo che è stata creata una vera e propria nuova struttura, un'impalcatura che sarà utile a poi stabilire come retribuire le risorse. Certo, è esattamente un ragionamento politico con uno sviluppo tecnico che appunto fa tesoro del ragionamento politico fatto dall'assessore e concertato con le rappresentanze, che ridistribuisce con nuovi criteri, che sono tanti, le risorse. Ma è soprattutto una prima tappa, modificare la delibera, aprire un percorso che va verso la legge 18, che è la legge che non è mai decollata e che dovrebbe avere il compito di regolare la vita del mondo dello spettacolo in Sardegna. Lunedì 22 gennaio ripartirà il servizio dei nonni vigili all'ingresso e all'uscita della scuola primaria Ciusa di via Lombardia. Il comune di Carboni ha infatti sottoscritto la convenzione con l'associazione Terza Età di via Lazio, presieduta da Giancarlo Cancedda. L'accordo nasce a seguito dell'emanazione nel novembre scorso di un atto di indirizzo della Giunta Comunale di Carboni, finalizzato all'incremento del servizio di vigilanza e assistenza all'esterno delle scuole. Sarà presentato domani alle 17 presso la sala del circolo Soci Euralcop in piazza Marmilla a Carboni, il banco del farmaco Maria Piano. Per saperne di più, questa mattina abbiamo intervistato Andrea Deiana, uno dei promotori dell'iniziativa. Vediamo. Andrea, domani a Carbonia alle 17 nella sede del circolo dei soci Euralcop sarà presentato il banco del farmaco. Ci vuoi brevemente spiegare di cosa si tratta? Allora, il banco del farmaco praticamente consiste in un aiuto per le persone che vivono in uno stato di estrema povertà e che quindi non possono garantirsi la possibilità di curarsi, di un aiuto per appunto far sì che anche loro possano accedere ai farmaci di prima necessità. Stiamo parlando di un aiuto economico? No, non si tratta di un aiuto economico, ma si tratta di poter offrire loro la possibilità di avere i farmaci. Ecco, in che modo si possono aiutare queste persone a far sì che possano essere messi nelle condizioni di curarsi? Allora, garantendo a loro l'accesso ai farmaci di tipo C, che sono i farmaci essenziali. E sono anche farmaci costosi? Sì, per una persona comunque che vive in uno stato di estrema povertà sono costosi. Andrea, sul piano concreto, come può un cittadino dare una mano alla causa per appunto raggiungere questo nobile obiettivo che vi state ponendo? Allora, noi innanzitutto il giorno in cui si terrà il convegno abbiamo invitato diverse persone per avere delle donazioni affinché si possa concretizzare il progetto del Banco del Farmaco. Inoltre, la popolazione che non può permettersi i farmaci avrà accesso al Banco del Farmaco tramite il reddito ISEE, anche per una questione di trasparenza. Come funziona? Con il reddito ISEE, in base all'ISEE, c'è un contributo prestabilito? Sì, in base al reddito ISEE avranno la possibilità quindi di accedere ai farmaci che gli fornisce il banco. In questa iniziativa saranno coinvolti i farmacisti della città, mi dicevi? Sì, stiamo pensando appunto di coinvolgere tutti i farmacisti della città per cercare di strutturare al meglio il progetto. Prosegue il ciclo di incontri organizzati dal Comune di Carbonia con i commercianti della città. Oggi alle 15 nella sala polifunzionale del Comune di Carbonia si terrà un nuovo incontro pubblico in cui l'amministrazione manifesterà la propria volontà di istituire, in collaborazione con le associazioni dei commercianti, un centro commerciale naturale. Saranno presenti l'assessore alle attività produttive Mauro Manca, i consiglieri comunali e gli esercenti commerciali, sia singolarmente che sotto forma di associazioni. E con questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito, il nostro telegiornale termina qui, vi do l'appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.